Il nastro è stato tagliato, siamo al Déjà Vu ad Avola, un nuovo locale che si apre proprio oggi, è una domenica di festa. Ecco, vediamo entrare i primi clienti insieme al sindaco proprio per festeggiare questo momento, l'apertura di un nuovo locale qui ad Avola, il Déjà Vu. Siamo in piazza Tre Leoni. Nuovo locale qui ad Avola, il Déjà Vu. Beh, ma sicuramente da premiare l'intraprendenza, il coraggio di due giovani che si scommettono in un momento di grave crisi occupazionale. Allora è importante in questo momento, ecco, che ci siano dei giovani che si mettono in gioco e che incominciano a fare del lavoro autonomo quello che dobbiamo infatti ricercare. Allora in questo caso un'impresa che dà lavoro, quindi non soltanto a se stessi ma anche ad altri. Allora un importantissimo, ecco, io dico in questo momento da emulare per tutti i giovani avolesi e tutti coloro che in questo momento, ecco, soffrono quella che è la crisi occupazionale. Un locale aperto anche a tutti i target, quindi possiamo venire i giovani, giovanissimi e anche quelli più grandicelli. Dov'è venire? Allora verremo e cominciamo già adesso a fare un giro perlustrativo. Giuseppe, sei contento? Sì, finalmente siamo riusciti ad aprire questo locale e ringrazio soprattutto i miei genitori e tutta la gente che ha collaborato con noi da un anno a questa parte. La clientela vedo che risponde bene perché ci sono tanti curiosi, quindi saranno tanti futuri clienti. Sì, spero di sì e spero che stasera stesso si troveranno bene e avranno modo di apprezzare il locale, la nostra cucina e tutto. Incrociamo le dita allora, buona fortuna. Grazie. È la seconda entrata del Déjà Vu, è all'interno di un cortile appunto adiacente a piazza Tre Leoni. Vi piace questo locale? Sì, siamo appena arrivati, ancora non abbiamo avuto il tempo di vedere. Tu hai fatto un giro all'interno? Non ancora. E allora ti invito a entrare al Déjà Vu perché è un locale molto elegante. Certo, sarà fatto. Giampaolo Montineri, questa sera non mi sento sola perché ho un altro conduttore qui accanto a sorpresa, certo. Un grande animatore, questa sera non un giornalista sportivo, sei in veste di art director. O cazzeggiatore produttivo, come ho detto. Sette parole io avrei voluto evitarle, ma va bene. Vabbè, ma è una firma in questo caso, quindi sì, diciamo che questo è un aspetto, no, della mia identità. Perché facendo comunicazione comunque ti formi a 360 gradi. In questo caso ad Avola, dopo Canale 8, mi sono un po' conquistato la parte della movida notturna, perché il Déjà Vu ha un'identità diversa da quello che noi ci aspettiamo, diventa movida, pur avendo un luogo piccolo che sembra minimalizzato ma è di grande esplorazione. È ben organizzato. Sì, ha uno staff ben delineato nei ruoli, una cucina elaborata, la gente sta gustando proprio i pasti preparati dallo chef Russello e ti posso garantire che lui non è meno di tutti coloro che abbiamo visto in televisione. Vi invito al Déjà Vu per identificarvi in modo diverso. Non integrate il locale come locale standard, altrimenti commettete un errore proprio di valutazione emotiva quando vi ci trovate dentro. Io andrò ad organizzare un po' di cose in questo spot, come vedi sta suonando Zimmitti, più tardi, lo anticipo, ci sarà Erika Ragazzi con il suo violino, che è un altro artista che è cresciuto tantissimo. Vi dico semplicemente che i Led Zeppelin e i Queen lei li suona con il violino. Posso dire qualcos'altro? Tutto quello che vuoi. Ciao mamma, ciao papà, sono contento di essere arrivato uno, ci vedremo presto, comunque negli studi, comunque con Stadium.